Su internet molti, ma anche io stesso, lo conosciamo come un personaggio famoso, come un personaggio che ormai è diventato pubblico. Sto parlando di Andrea Di Pre, famoso avvocato e critico d'arte italiano. Tuttavia, su Facebook si è appunto appalesato, e poi è stato spostato anche in alcuni siti pornografici, un video in cui si vede appunto il famoso critico d'arte televisivo che per l'appunto si trova nel parco Robinson di Corbenons, una scena che dura ben 10 minuti, gira all'interocento di giorno e più volte interrotta durante le riprese amatoriali dal passaggio di persone. Di Pre non si cura, o meglio non si sarebbe curato di evitare situazioni difficili, situazioni imbarazzanti, ma anzi ha scelto di esibirsi così, come mai non l'ha fatto. Di Pre, una laurea in legge, vi ricordo, un passato da conduttore critico d'arte televisione, di televisione in TV private. Il dettaglio che però lascia un po' straniti è che per l'appunto egli avrebbe scelto di mettere in atto tra le panchine del Robinson qualcosa di incredibile. Infatti il video in questione fa entrare in scena prima una e poi due giovani ragazze, entrambe del Pordenonese, le quali iniziano a dedicarsi ad una fellazio e un rapporto orale con Andrea Di Pre in un completo elegante e con i pantaloni slacciati. Questo sarebbe quanto. Vi ringrazio per l'ascolto e per la gentile visione. Questo video non vuole assolutamente ledere la privacy altrui, questo video vuole solo informare eventuali persone nel rispetto degli altri. Grazie e un saluto a voi tutti.